Una maxi isola pedonale lunga 3 giorni per la presenza del Premier Giorgia Meloni, domenica, i suoi ministri e circa 3.000 di Fratelli d'Italia. Così il comune di Pescara ha voluto dare il benvenuto al capo del governo e big della politica nazionale in arrivo nel capoluogo adriatico. Da oggi pomeriggio a domenica per la terza conferenza programmatica di Fratelli d'Italia nel villaggio di 2750 metri quadri allestito sulla spiaggia libera della nave di Cascella. Ma l'ordinanza comunale intitolata Modifica temporanea della viabilità significa anche una rivoluzione per il traffico a partire dalle ore 15 di oggi pomeriggio e fino alle 20 di domenica, con il lungomare vietato alla circolazione, niente parcheggio e piazza Primo Maggio e strade del centro chiuse per assicurare l'incolumità delle persone presenti. Istruzioni per l'uso dal colonnello Paolo Costantini della Polizia Municipale di Pescara. Sì, allora, come sappiamo tutti, ci sarà questo evento nei giorni 26, 27 e 28 aprile, che è un evento che si terrà presso la nave di Cascella. Per ragioni di sicurezza, visto che interverranno le più alte cariche dello Stato, è stata ideata una zona, diciamo così, no limits, che si tratterà di lungomare Matteotti, quindi sarà il divieto di circolazione fin dalle ore 15 del giorno 26 e fino alle ore 20 di domenica. Sarà lungomare Matteotti nel tratto Galilei-Nave di Cascella. Da nord invece la Riviera Nord da Via De Amicis fino sempre alla Nave di Cascella. Sarà interdetta la circolazione anche nel tratto di Corso Umberto che va da Via Carducci a Piazza Primo Maggio e su Via Gramsci nel tratto che va da Piazza Primo Maggio fino a Via Galilei. Queste sono le zone interdette alla circolazione fin dalle ore 15 del giorno 26 e fino al termine manifestazione che ci sarà domenica pomeriggio sera. Mentre invece insisteranno nelle stesse zone anche dei divieti di sosta fin da mezzogiorno di oggi e fino al termine manifestazione, quindi sarà divieto di parcheggio in queste aree che ho appena citato, e in più sarà divieto di parcheggio anche nell'ultimo tratto di via Mazzini verso la riviera. Mi sembra di capire che la zona interessata è soprattutto il centro cittadino. Sì, in quanto l'evento si tiene, come ho detto, qui a Nave di Cascella e quindi è stata istituita quest'area cuscinetto, chiamiamola così, dove appunto sarà interdetta sia la circolazione e sia la sosta dei veicoli, compreso, aggiungo, anche il parcheggione a pagamento di Piazza Primo Maggio, che anche quello sarà interdetta alla sosta. Dunque, un po' di disciplina e di pazienza da parte degli automobilisti. Sì, noi chiediamo sempre pazienza ai cittadini pescaresi. Noi dal canto nostro, seppur soltanto per la viabilità, noi siamo interessati, cercheremo comunque di ridurre al minimo possibile i disagi, anche cercando di aprire al transito momentaneamente quando sarà possibile la riviera. Segnalo che proprio per cercare di ridurre i disagi è stata interrotta la ZTL ambientale, cosiddetta ZTL 3, quindi quella che va su via Regina Margherita, dall'intersezione con via Muzzi fino a via Fabrizi, quindi quella sarà interrotta, quindi sarà transitabile venerdì e sabato, scusate, sabato e domenica, così come sarà transitabile l'area peonale di Corso Vittorio che va da via Genova a Piazza Repubblica.